Ciao a tutti, questo è un ennesimo video che tratta di respirazione. Per l'esattezza, legame tra respirazione e altezza della nota. Faccio degli esempi pratici in modo che possiate visualizzare qual è il movimento degli addominali durante il sostegno del suono. Abbiamo detto che più le note sono acute, più la bocca si apre. E più le note sono acute, più gli addominali lavorano verso l'interno. Quindi maggiore la nota, più acuta è la nota, più gli addominali sono contratti. Salendo, gli addominali lavorano sempre di più, le costole si allargano sempre di più, sempre di più, sempre di più. Tornando giù, mantengo il lavoro addominale. Nel senso che anche tornando giù, anche se concettualmente sembra più semplice sostenere scendendo, gli addominali devono comunque lavorare, sostenere l'impalcatura finché non scendo oltre una certa nota. Finisco il suono, butto fuori la residua, rilasso la muscolatura di lato. Sembra che sia abbastanza chiaro il lavoro. Il lavoro deve essere addominale, deve essere continuo. Una volta che ho agganciato gli addominali alle costole, che facendo questo lavoro addominale si devono espandere, una volta, dicevo, agganciato il lavoro addominale alle costole, lo devo mantenere fino alla fine. E a seconda dell'altezza lavorare di più per espandere maggiormente le costole per le note più acute e di meno per le note meno acute, quindi le note di petto sostanzialmente. Mi sembra di essere stata abbastanza chiara. Saluto Alfredo che nello specifico mi aveva fatto questa domanda e tutti quelli che mi seguono. Ciao, buono studio, buon lavoro, buon tutto.